Oggi sono con Marco Cappadonio Mastro Lorenzi, parleremo del suo libro Tre giorni a Roma, pubblicato da Golem Edizioni. Dunque Marco, con te possiamo dire ben ritrovato. Ben trovata, grazie. Ci eravamo incontrati per il tuo libro precedente, adesso abbiamo qui la tua nuova opera, Tre giorni a Roma, che fa fare al lettore uno straordinario viaggio nel tempo. E quindi tu qui ci parli di monumenti, strade, le persone che hanno vissuto in questa città, le sue tradizioni. Però io prima di iniziare questo viaggio ti chiederei come mai questo titolo Tre giorni a Roma? È una bella domanda. Tre giorni a Roma. Il libro è strutturato in tre parti e sono immaginati tre giorni, come se ci fosse una macchina del tempo all'interno della quale poter entrare e tornare indietro. Non è soltanto un libro, tanto adesso immagino le altre domande che mi farai, dove si va a trovare personaggi, a vedere i monumenti della Roma antica, ma in tre giorni ci saranno vari cunicoli temporali che si apriranno e il lettore potrà visitare vari luoghi, oltre a vari spazi. I tre giorni sono tre basi, da cui poi partire per ulteriori scoperte spazio-temporali, quindi un escamotage narrativo. Ecco quindi. Allora, pensando alla città di Roma, la sua immagine è in modo indissolubile legata sicuramente al Colosseo. A proposito, di questo, tutti conosciamo il film Il Gladiatore, no? Tra l'altro da poco è uscito anche il secondo, ma nel primo, si vedono all'interno del Colosseo i gladiatori combattere. Quando, uno dei gladiatori appunto veniva sconfitto, veniva decretata la sua fine con il famoso gesto del pollice verso, no? Ma era reale questa ricostruzione storica? Gli storici, gli archeologi non ne sono molto convinti. Questo perché non c'è una come dire, dichiarazione chiara. Per esempio, ne parlano alcune fonti classiche, come Giuvenale, che parla di pollice verso, Plutarco di Converso Pollice. Che significa pollice girato? Il problema è girato dove? Quindi la confusione Ah, potrebbe ecco. nascere da questo e anche da un dipinto di Léon Gérôme, di cui parliamo nel libro, che è conservato in un museo addirittura a Phoenix, dove, e che poi è il modello preso dal regista del Gladiatore 1, che credo sia lo stesso del Sì, Gladiatore dovrebbe 2, essere lo Ridley stesso, sì. Scott. Dove si vede un mirmillone che guarda le vestali verso l'imperatore e punta il dito verso il basso. Questo dipinto molto bello è piaciuto al regista e l'ha utilizzato Ah, come nel film che versione. tu dicevi, dove si vede Commodo che pone il pollice verso il basso. Allora, girato dove questo pollice? Ancora non abbiamo una risposta definitiva, però c'è una ricostruzione plausibile, data anche da una moneta che è stata trovata in Francia, dovrebbe risalire intorno al III secolo d.C., in cui si vede un giudice che tiene la mano con il pollice dentro e vicino ci sono dei gladiatori e c'è scritto: questi gladiatori vanno salvati, sto facendo la traduzione in italiano. Quindi da queste ricostruzioni gli archeologi pensano che avremmo visto questa posizione del braccio e poi il dito fuori, che è metafora della spada, a indicare morte, oppure il pollice all'interno del pugno rinfoderato nella guaina per dare vita al valoroso gladiatore. Ma insomma, la cosa ancora non è ben chiara. Però è molto bella, è molto interessante, al di là del fatto se poi fosse questa o questa. Dunque, a proposito di viaggio all'interno, no? Per esempio di alcuni monumenti o luoghi di Roma, no? Mi piacerebbe parlare dello Stadio Domiziano che si trova nei pressi di Piazza Navona, no? Se avessimo la possibilità di visitarlo, cosa vedremmo al suo interno? Beh, credo che sarebbe molto affascinante poter tornare indietro al tempo di Domiziano, quando organizzò il certamen Capitolino Iovi in onore di Giove, i duelli, le guerre, le battaglie sportive, dove
Domiziano era un ellenista, amava molto la cultura greca e nel suo stadio cercò di portare i giochi alla greca, che a Roma, diciamo, non ebbero un grande successo perché i romani amavano più le lotte gladiatorie, il pugilato romano che era con i guantoni in ferro, insomma, ci si massacrava. E però all'interno dello stadio Domiziano avremmo visto quello che potevamo vedere nelle Olimpiadi greche, per esempio, quindi il lancio del disco, il lancio del giavellotto, la corsa, ma anche che aveva più successo proprio questo caestus o pugilato romano. E quindi l'idea era quella di portare a Roma giochi alla greca, ma anche gli spettacoli musicali e culturali alla greca, perché lì vicino fa costruire l'Odeon, vicino il suo stadio. E nell'Odeon avremmo assistito agli spettacoli musicali, canori, alla musica, avremmo ascoltato brani musicali romani, probabilmente esemplati su quelli greci. Quindi il tentativo di Domiziano, che non dimentichiamo era della dinastia Flavia ed era figlio di Vespasiano e fratello di Tito, che Vespasiano e Tito avevano costruito il Colosseo, lui non poteva essere da meno e quindi fa costruire il suo stadio, che prende il suo nome, Stadio di Domiziano, e gli dà questa impronta ellenistica. Sicuramente i romani preferivano però i gladiatori. E invece, a proposito di gare, di giochi, se non sbaglio, no? Ma invece il Circo Massimo quanto era diverso rispetto ad oggi? Guarda, tanto. Il Circo Massimo oggi non c'è più, purtroppo. Quando si fa una passeggiata da quelle parti si vede soltanto una vallata dimenticata e arida anche. Ora però il Circo Massimo, così come il Colosseo, altri grandissimi monumenti romani, sono andati depredati dopo la tarda antichità, con il Medioevo e l'età moderna sono diventate cave di materiali, sia in modo clandestino sia con dei permessi speciali della Chiesa, che davano degli appalti per andare a prendere il materiale e costruire la Roma rinascimentale e barocca. Quindi il Circo Massimo ha fatto quella fine, il Colosseo si è salvato. Ma certo, il Circo Massimo sia sì, abbastanza rispetto a quello che era, ci è rimasto poco. Però il Circo Massimo avremmo visto uno stadio straordinario, il più grande circo mai costruito. Nelle stime diciamo più modeste si parla di 150.000 posti, forse anche di più, al tempo di Traiano, al tempo del suo massimo splendore. E lì avremmo visto, oltre a queste strutture straordinarie, statue, fontane, edicole, i due obelischi che adesso posti sulla spina del Circo Massimo al centro, dove poi giravano i carri, i due obelischi che oggi troviamo, per esempio l'obelisco di San Giovanni, il più grande, il più alto obelisco monolitico del mondo, l'obelisco che si trova a Piazzale Flaminio, l'obelisco Flaminio, Piazza del Popolo anzi. Si trovavano lì sulla spina e avremmo magari assistito alle bellissime corse delle quadrighe, che è un po' come andare a vedere le gare di Formula 1 di oggi, con gli aurighi che guidavano questi cavalli, che era molto difficile riuscire a portare una quadriga con quattro cavalli e girare dopo i primi 100-200 metri, appena fatta la curva. Tutto era concesso. Insomma, i posti di Roma sono talmente tanti che scegliere di parlare qualcuno è molto difficile, però, e poi non li possiamo nemmeno raccontare tutti, però ho una curiosità, a proposito del parco archeologico dell'Appia Antica, lì c'è una famosa villa, la Villa dei Quintili, ci racconteresti la tua storia? È una storia molto affascinante, ma triste, quella della Villa dei Quintili, perché c'è una costruzione che risale a un nucleo repubblicano, dove molto probabilmente c'era anche un fondo agricolo. Poi però nell'età imperiale la ritroviamo nella proprietà dei fratelli Quintili, che erano due uomini politici molto importanti, ben voluti da Marco Aurelio, da Antonino Pio. E poi però quando salì Commodo al potere, ecco che Commodo tira fuori una congiura nei suoi confronti, anche con dei parenti di Commodo, e ci mette in mezzo i fratelli Quintili.
Non sappiamo se questa congiura fosse vera o meno, ma sappiamo che li fece arrestare, li fece uccidere e si impossessò di questa villa straordinaria. E fece costruire poi, ci mise del suo, un ninfeo, migliorò lo stadio, migliorò il teatro. Con la morte di Commodo poi si aprì la damnatio memoriae, si cercò di dimenticare il misfatto di questo imperatore messo all'indice per i suoi comportamenti funesti, insieme anche ad altri suoi colleghi, chiamiamoli così, e al posto dello stadio e del teatro furono costruite altre strutture. Per esempio è stata ritrovata una struttura vinicola al tempo di Gordiano III, dove si faceva il vino e dove sgorgava vino, chissà, forse da alcuni mascheroni, anticipando la canzone sacra dell'uva pure. Esatto, una famosa canzone, esatto. Allora, appunto, sono talmente tante belle le curiosità che non vogliamo togliere al lettore appunto la possibilità di conoscerle, però siccome abbiamo cominciato col Colosseo, che è veramente il primo simbolo che viene in mente della città di Roma, no? Un altro simbolo famosissimo sono sicuramente Romolo e Remo allattati dalla lupa. Per questo concluderei con quest'altra immagine, ma la grotta dove si dice siano state trovate esiste? Lo possiamo raccontare o possiamo accennare qualcosa? Perché qui mi piace il fatto di concludere con non solo la storia ma anche un po' la leggenda, no? Che si incontrano, si intersecano, storia e leggenda, molto affascinante, no? La storia di Romolo e Remo e di questa grotta che si sta, per ora possiamo dire, così lasciamo agli amici che vogliono leggere, certo, il libro, certo. La Suspense, si sta cercando questa grotta sul Palatino. Ci sono però degli indizi molto interessanti che vengono dagli archeologi, e se si vuole scoprire questa grotta e il mistero della leggenda di Roma e Remo, non resta che leggere il libro. Concludiamola così. Dunque, Marco, grazie mille per questa bella chiacchierata. Per chi è appassionato di storia della città di Roma, insomma, questo libro, ma secondo me anche per chi è semplicemente una persona curiosa, no? Non può non piacere. Quindi lo ricordiamo, 3 giorni a Roma e alla prossima. Una cosa, sì. Pardon, non dimentichiamo che nel libro ci sono dei QR code e il lettore può con il cellulare posizionarlo su questo QR code e vedere le ricostruzioni in 3D di Marco Mellace, del Colosseo, del Circo Massimo, del Tempio di Giove Capitolino, che sono veramente molto molto belle. E poi ci teniamo a dire che il libro è scritto in modo molto semplice, divulgativo, veramente adatto a tutti. Fatto bene a dirlo, perché questa cosa è effettivamente molto bella di poter leggere, immaginarlo, ma poi vederlo veramente. Quindi grazie ancora. Grazie a te. E alla prossima.